La provaccia del torneo di apertura delle cacce va al Pianello, che totalizza 87 punti, trascinato da un sontuoso Riccardo Fattoi, semidebuttante, ha esordito nel 2018, ma bravissimo a rimanere concentrato nonostante l'emozione e anche il fattore vento. La sua serie completa permette di sopperire agli errori del compagno Luca Cosimi e di superare nel finale il Borghetto, crollato dopo i primi errori, due a testa di Emilio Parri e Giulio Montalto nell'ultima serie, sorteggiata da 45 metri, la massima distanza possibile. Al terzo posto, con 79 punti, il Travaglio, uscito di scena già dalla terza distanza per le troppe incertezze di Giacomo Paccagnini e del debuttante Giovanni Volpi, mentre chiude quarta a 73 punti la Ruga, che dopo le prime tre sessioni era in lizza per la vittoria, ma poi ha sbagliato clamorosamente l'ultima distanza, tre errori sia per Giuseppe Montalto che per Massimiliano Casali, da 45 metri. Le dichiarazioni di Massimo Bovini, capitano del quartiere Pianello. Con questo vento hanno fatto bene. Molto bene. Riccardo bene, il ragazzo che era rientrato dopo un paio di anni fermo, e Luca può notevolmente migliorare, però questo, con il vento così, non possiamo dire che abbiamo veramente tirato male. Il vento, poi c'era anche il tempo di inattività. L'emozione del rientro dopo un anno e mezzo fermi è una cosa un po', prende anche a me. Poi anche i 45 metri, come... Ma sono allenati abbastanza bene, ribadisco. Il vento, a parte un errore madornale, il vento ha fatto la sua parte. Ma in tutti, non solo a noi. È la provaccia, non conta nulla, però intanto il Pianello c'è. Ci gustiamo un po' la cena stasera, un po' più di rilassamento. Perché era tanto e non vincevate comunque la provaccia. No, io non ho mai corso per la provaccia. Perché per me la provaccia è solamente provaccia, una prova. Non conta scegliere la distanza, conta cercare di tirare bene. Fare tutto quello che si è fatto in due mesi, tre mesi, quattro mesi di allenamento, condensarlo in questo momento qui, nella provaccia. Poi la gara è una storia a sé, una finale è una storia a sé. Riccardo Fattoi intanto serie completa. Bella soddisfazione per lui, anche per me, ma anche per lui. Il Pianello potrà scegliere l'ultima distanza di tiro, si va dai 38 ai 45 metri, e scoccherà le frecce dalla terza corsia. In quarta ci sarà il Travaglio, in seconda il Borghetto e in prima la Ruga. Appuntamento a domani sera a partire dalle ore 18 al campo di tiro di Montalcino per il torneo di tiro con l'arco. La diretta integrale si potrà seguire sulla pagina Facebook della Montalcino News.